Pace e bene. Oggi vorrei condividere una testimonianza raccontata da Madre Teresa di Calcutta. Alcune settimane fa, le disse, due giovani sono venuti alla nostra casa dandomi molto denaro per nutrire la gente. A Calcutta prepariamo pasti per 9.000 persone al giorno. Volevano che il denaro fosse speso per nutrire questa gente. Chiesi loro, dove avete trovato così tanto denaro? Ed essi risposero, ci siamo sposati 2 giorni fa. Prima del matrimonio abbiamo deciso che non avremmo avuto abiti da matrimonio e neppure feste. Diamo a voi il nostro denaro. Per un indù di alto ceto sociale questo è uno scandalo. Molti furono sbalorditi nel vedere che una famiglia così elevata non avesse abiti e festeggiamenti per il matrimonio. Poi chiesi loro, perché avete fatto questo? Ed ecco la strana risposta che mi diedero. Ci amiamo a tal punto che volevamo donare qualcosa ad un altro per cominciare la nostra vita insieme con un sacrificio. Mi ha colpito moltissimo vedere come queste persone fossero affamate di Dio. Un modo per concretizzare l'amore l'uno per l'altra era di fare questo grandissimo sacrificio. Sono sicura che voi non capite che cosa significhi questo. Ma nel nostro paese, in India, sappiamo che cosa significhi non avere abiti e feste per il matrimonio. Tuttavia, questi due giovani hanno avuto il coraggio di comportarsi così. Questo è davvero amore in azione. Auguro anche a te di essere amore in azione, con quei piccoli o grandi gesti che oggi potrai compiere, per impreziosire e rendere più significativa la tua vita e quella di coloro che ti stanno accanto. Che il buon Dio ti benedica.